Buonasera e benvenuti alla rubrica di Onda TV Gran Bazar, sogni e bisogni della gente. Guardiamo subito l'argomento di stasera. Ci attende un'estate sicuramente diversa dalle altre, in cui se saremo ancora in fase 2 per emergenza Covid-19, saremo costretti a non lasciare i confini regionali. Poco male tutto sommato, visto che viviamo in una regione che offre soluzioni per tutti i gusti, dalla montagna al mare, dai laghi ai fiumi alla campagna. Con questa puntata stasera inauguriamo una serie di appuntamenti in cui visiteremo dei luoghi e delle località abruzzesi che potrebbero non essere così conosciute e apprezzate da tutti e che invece vale la pena visitare. Partiamo con le cascate Rio Verde, nel comune di Borrello, in provincia di Chieti, che sorgono a confine tra Abruzzo e Molise e forse non tutti sanno che sono le cascate naturali più alte d'Italia. Tre salti per complessivi 200 metri di dislivello. Le cascate sorgono nella riserva regionale Oasi del WWF, che occupa una superficie di 287 ettari ed è una riserva con una straordinaria ricchezza di flora e fauna. Ad accogliervi all'interno della riserva, che aprirà a metà maggio, saranno Biagio e Giuseppe, due giovani guide che da 13 anni organizzano percorsi, eventi ed escursioni per scolaresche, famiglie e comitive. Per raggiungere il comune di Borrello, la via più breve dalla Valle Peligna è attraverso Sulmona, Castel di Sangro e Ateleta. La riserva è dotata di bar e area picnic, mentre nei pressi ci sono hotel, bed and breakfast e ristoranti. Che aspettate quindi? Prenotate! Grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata.